Il tema di questa edizione, Fearless, è molto importante, soprattutto perché è connesso all'universo femminile. Nel corso di questo strano 2020 abbiamo avuto paura di tante cose. Abbiamo avuto paura di stare insieme, di incontrarci, di nuocere alle persone che amiamo, di non saper rispondere alle sfide che ci impone il domani. E abbiamo avuto paura anche di non poter mantenere il nostro stile di vita, di fare le piccole cose che ci piacciono, come andare alle mostre, al cinema, al teatro, ai musei, insomma, tutte le cose che hanno a che vedere con il mondo della cultura. Nel mio lavoro di giornalista, di critico d'arte, di comunicatore, registro ogni giorno queste ansie anche tra gli addetti ai lavori, tra chi opera nel settore dell'arte e della cultura al quale io appartengo. Io lavoro nel mondo dell'arte dal 2005, quindi da 15 anni, però appunto il mio amore per l'arte contemporanea soprattutto è antecedente e nasce quando avevo 10 anni e sfogliando le pagine del sussidiario di quinta elementare, devo ammettere un sussidiario veramente all'avanguardia, trovo le immagini delle opere di Lucio Fontana e Alberto Burri. Sono proprio i sacchi di Burri quelli a essere per me una vera e propria rivelazione. Rimango sconvolta e decido che voglio saperne di più. Soprattutto decido che avrei voluto intraprendere studi d'arte. Non ho mai pensato di fare l'artista, non ne ho mai avuto il talento. Ho sempre saputo che volevo scrivere d'arte, che la parola sarebbe stata il mio mestiere e nel mio mestiere anche tuttora. Però ho scelto di fare un percorso di studi abbastanza anticonvenzionale perché non ho scelto una carriera iniziale di studi umanistici, ma di iscrivermi prima al liceo artistico e poi all'Accademia di Belle Arti, perché ho sempre pensato che per scrivere d'arte bisognava vedere le cose da dentro, imparare i processi che sottendono la creazione di un'opera e soprattutto essere una compagna di strada per gli artisti. E poi ho fatto un master di comunicazione delle arti visive, ho preso una laurea in storia dell'arte all'università, però sono convinta che quella prima fase della mia formazione sia stata estremamente importante e lo sia ancora oggi. Come dicevo, io ho mosso i primi passi in questo settore nel 2005. Nel corso di questi 15 anni il mondo del lavoro è molto cambiato, però non era facile neanche all'inizio, neanche allora. C'erano infatti in nuce tutte le problematiche che attraversano oggi il mondo del lavoro, il precariato, il classismo, gli stipendi bassi, la difficoltà di stipulare dei contratti di lavoro corretti, e in più però c'è una minore consapevolezza e la presenza veramente ingombrante di una generazione precedente che aveva fatto cose importantissime, ma che volente o nolente aveva anche creato un blocco. Era qualcosa con cui confrontarsi e confrontarsi veramente tutti i giorni. Nel 2006 ho cominciato a lavorare per una società di Bologna, a un progetto, un festival di arte contemporanea, un'esperienza bellissima che mi ha dato molto, mi ha arricchito, grazie alla quale ho conosciuto praticamente i protagonisti dell'intero settore dell'arte a livello internazionale, ho ascoltato le loro idee, le loro opinioni. Sono uscita da quell'esperienza a cui sono veramente molto grata, con non uno, ma ben più mestieri in tasca. Da lì è cominciato tutto, ma non ho potuto fare a meno di notare, non solo nel mio progetto, ma anche in altri progetti in cui sono incappata come uditore o come semplice passante, come semplice spettatore, che la maggior parte dell'organizzazione dietro le quinte, quindi appunto proprio la mera organizzazione, la comunicazione, gli allestimenti, eccetera, erano gestiti quasi sempre da giovani donne. E mi ricordo molto bene che a un festival, non quello in cui lavoravo io, un altro progetto, ho sentito una giovane collega dire: se spegnessimo loro
i microfoni, se la smettessimo di far partire loro le slide, di tradurre dall'inglese all'italiano, che cosa succederebbe? Secondo me ci sarebbe l'apocalisse. E lei si riferiva ai maschi un po' âgé che stavano sul palco. Ad ogni modo, quella frase mi è rimasta in mente. Come vi dicevo, nel corso di questi 15 anni molte cose sono cambiate. Le donne sono maggiormente riconosciute, alcune di loro occupano posti di potere, c'è maggior rispetto per le donne e le stesse donne sono molto più brave a pretendere rispetto per il loro lavoro. Ma c'è ancora tanto da fare. E in un articolo che ho scritto recentemente per il giornale in cui lavoro, che aveva un titolo inequivocabile come Campano le artiste, le artiste lamentavano ancora uno scarsissimo riconoscimento del proprio lavoro rispetto ai colleghi uomini. È abbastanza vero che il mondo dell'arte, ma anche quello della cultura in generale, della politica e la società stessa, vivono in uno stato di fascinazione collettiva per il secolo scorso e per la produzione culturale ne conseguita. Ma se è vero che in quei decenni, comunque molto ricchi, vivissimi, pieni di idee sicuramente eroici, si sono costituiti e si sono costruiti presupposti per il contesto, peraltro ancora non risolto, in cui viviamo oggi, e se è vero che comunque la situazione in corso non sarebbe possibile senza tutti i movimenti che le donne hanno portato avanti in quel periodo, le donne delle generazioni precedenti, è anche vero però che questo passato tanto vagheggiato segue il filo conduttore di un'egemonia di sguardo maschile. Le immagini della donna stessa, della famiglia, che ci sono state tramandate, sono spesso filtrate dall'occhio maschile. Allora io mi chiedo se questo presente, tanto vagheggiato, se questo presente, chiedo scusa, tanto bistrattato, come quello in cui viviamo oggi, offrisse l'opportunità di uno spostamento dell'asse in direzione di una visione dell'arte femminile, è una domanda che ci dobbiamo porre. Sono ancora, penso, ancora per poco, troppo giovane per costruire un'epica della mia vita e ne voglio farlo. E la mia strada professionale è stata, come per tutti, costellata di successi e di fallimenti. Ciò però di cui sono fiera, che ho cercato fin dall'inizio di sfuggire, è che io non ho voluto seguire quella che era indicata come la strada giusta, per fare le cose. Ho cercato di inventarmi invece delle cose, di costruire un mio modello, di appunto, lavorare a modo mio. E negli anni ho incontrato tanti miei coetanei che la pensavano come me. La tendenza degli ultimi anni alla professionalizzazione del settore della cultura ha sicuramente prodotto persone più consapevoli e più competenti, ma allo stesso tempo anche qualche fraintendimento. Non esistono né ricette né formule, soprattutto in un settore come quello della cultura, che guarda l'inedito. Lavorare nell'arte è un mestiere, ma è anche una malattia. Assorbe tutte le nostre vite, i nostri amori, le nostre amicizie. Non si smette mai, non si stacca mai. Ciò pertanto che vorrei consigliare ai giovani e alle giovani donne che intraprendono questa folle strada, questa strana partita di vita, è di chiedere per se stessi la credibilità che meritano e di lavorare per costruire un'autorevolezza. Ai miei coetanei invece di non fare l'errore di sottovalutarli, ma anzi di guidarli e di accompagnarli. E ancora, tornando ai giovani, di ascoltare i consigli, quelli buoni, quelli cattivi, ma di sfuggire i diktat e i dogma. Bisogna fare le cose a proprio modo. E non bisogna avere paura, la musica, i libri, le opere ci saranno sempre e saremo, e saranno sempre una necessità per tutti, per noi, per l'essere umano. Qualunque cosa succede, l'arte non muore mai. Grazie.